Natale è il tempo della manifestazione di Dio, così ha detto il Papa nell'omelia della messa del mattino. Quando guardiamo un papà o una mamma che parlano al suo figliolo, noi vediamo che loro diventano piccoli e parlano con la voce di un bambino e fanno gesti da bambini. Anche uno che vede di fuora può pensare, ma questi fanno il ridicolo, si rimpiccioliscono proprio lì, no? Perché l'amore del papà e della mamma hanno necessità di avvicinarsi, dico questa parola, di abbassarsi proprio al mondo del bambino. Eh sì, se papà e mamma le parlano normalmente, il bambino capirà lo stesso, ma loro vogliono prendere il modo di parlare del bambino. Si avvicinano, se fanno bambini. E così è il Signore. I teologi grechi, parlando di questo, dicevano una parola ben difficile, la sincatavasi, dicevano, la condiscendenza di Dio che discende a farsi come uno di noi. E così l'abbiamo sentito qui, così parla il Signore. Non temere, io sono qui. Non avere paura. E poi papà e la mamma anche dicono cose un po' ridicole al bambino, amore mio, giocattolo mio e tutte queste cose. Anche il Signore lo dice, vermiciattolo di Giacobbe. Ma tu sei come un vermiciattolo, per me è una cosina piccolina, ma ti amo tanto. Questo è il linguaggio del Signore. Il linguaggio d'amore, di padre, di madre. Parola del Signore, sì, sentiamo quello che ci dice, ma anche vediamo come lo dice. E noi dobbiamo fare quello che fa il Signore, fare quello che dice. E farlo come lo dice, con amore, con tenerezza, con quella condiscendenza verso i fratelli.